Viola, violino e viola d'amore di Garinei e Giovannini, scritto con Magni, sta ottenendo uno strepitoso successo al Teatro Sistina di Roma. In questo teatro ogni sera Enrico Maria Salerno, Alice ed Helen Kessler insieme con Pippo Franco eseguono questo divertente concerto a tre strumenti musicato da Bruno Canfora e completato dalle scene e dai costumi di Giulio Coltellacci e dalle coreografie di Tony Ciarmoli. Viola, violino e viola d'amore è la storia di una coppia che sarebbe certo più felice se lei, la moglie, troppo saggia e troppo controllata, sapesse abbandonarsi maggiormente alle tenerezze. Assillato dal desiderio di vedere la propria compagna cambiare carattere, il protagonista si imbatterà, in un clima di sogno ad occhi aperti, in una sorta di gemella, ma tanto più allegra, tanto più esuberante della moglie. Il violino è più pregiato quanto più è stagionato. Acqua al mulino mio, perché per voi il violino sono io. Avvertenza. La viola si senta a suo agio in un tempo di adagio. Non gradisci il galoppo, accetta l'allegretto ma non troppo. E non si lancia mai nell'allegro con brio. Ragion per cui la viola sono io. Attenzione. La viola d'amore ha nella sua voluta superiore una testina d'amore bendato, come un significato di mistero, di estasi, d'oblio. E la viola d'amore sono io. Ma dove sei andata, bella signora? Allora, adesso mi vuoi? Ho tanta voglia di stare con te. Ma chi sei tu? Chi sei? Non lo sai? Ma non lo so. Mi sei apparsa davanti così all'improvviso. Sei tu che mi hai chiamato. Io? E cos'è, una magia? Sì, non lo sai tu. Ma sai che il tuo viso non mi è nuovo? Mi pare di averlo già visto da qualche parte. E non ti ricordi dove? Non so, adesso non riesco bene a metterlo a fuoco, ma il tuo viso non mi è nuovo. Il tuo profumo sì, invece. Sei nuovo, è nuovissimo. Come non seguirla, come non sognare d'amore? Quale marito non può essere perdonato se un sogno gli parla di magia, se un sogno gli parla di bellezza, se un sogno si mette a sua disposizione? Probabilmente dello stesso avviso non è una moglie, è vero? Certamente di no, però la moglie in questo caso cosa fa? Porta il marito il più lontano possibile da questo sogno, da questo ostacolo. E in questo caso, quindi, la porta a Tahiti. La barriera corallina, le spiagge magiche di Tahiti. Ecco Gauguin, grazie. Io al massimo la spiaggia pubblica di Torvaianica. Ma dammi altre 2 settimane di tempo e vedrai. Come, altre 2 settimane? Sempre così, come 2 naufraghi? Siamo gli unici scampati al grande naufragio della civiltà. Abbiamo rotto i ponti, bruciato le navi dietro di noi. Europa! Europa! Io ti ripudio! Noi due soli viviamo così in tutto l'arcipelago. Infatti, a 500 metri c'è l'hotel Hilton. Abitano tutti lì.
perfino gli aborigini. E io vado. Dove vai? Questa notte no, non lo fare. Non mi lasciare solo, è pericoloso. Vedi, c'è perfino la luna piena. E lo sai che io sono come un lupo. Guarda, mi vibra la narice. Senti, Silvia! Anche stanotte i nativi sono venuti a cantare in onore del dio pescatale. Nessuno dormirà in tutto l'arcipelago questa notte. Io sarò l'unica. Scusami, caro Alberto, ma proprio non ce la faccio più. Silvia, aspettami. Sì, credo di non inventare niente se affermo con categorica sicurezza che una moglie si trova a suo agio a combattere contro 10 rivali in carne ed ossa, ma comincia a trovarsi a disagio quando combatte contro un sogno. Per cui com'è andata questo viaggio a Tahiti? Ha ottenuto i risultati voluti? Non so, vediamolo con la scena che segue. Ah, signor, chi non vuole si rivede, eh? Da stata del bello? A Tahiti. Dove rimane? Vicino al villaggio d'Ognazzi? No. Tahiti è molto lontano. Non è in Italia. E se capisce. Quando uno può spendere. E fa pure bene, eh? E il sonato, l'avvocato, è tornato? No. È rimasto lì. Per cui lei, momentaneamente, sarebbe moglie d'italiano all'estero esposta alle tentazioni dell'insidiosa estate romana. Vuoi che scendo giù a intrattenerla alcunché? Grazie, non si incomodi. E perché l'avvocato non è tornato? Che avete litigato, sarvo ognuno? No, è che io dovevo riprendere il lavoro e sono tornata prima. Ma che fa? Le copre le magagne. Magari se sarà messa a far beccamorto con qualche villeggiante o con qualche burina del posto. Oddio, certo che a uno di città gli capita, eh. Sarà l'aria fina, il vino buono. A me mi è successo dalle quale l'entranno a Vignanello. Ma che fa qua a fare? Perché ho butta? Perché non serve più. Ma c'è se sta così comodi. Troppo comodi. La vuole, gliela regalo. Ma è un oggetto ambito. Se la prenda pure. Signora mia, non ho parole. Me creda, signora, me creda proprio, non ho parole. Magari non ne avessi. Buonanotte. Ah, signor. Stia tranquilla, che suo marito gli passa. È roba di villeggiatura. Quello è un rondone. Ai primi freddi, via e torna. Ma andò va. Grazie. Lei è molto gentile. So delicato. È un rondone. Ai primi freddi torna. Certo. Tanto lo sa che lo aspetta la rondina al nido. Eh no. E se quando torna il nido fosse vuoto? Avete visto che da questo ritorno della moglie a casa pare che il viaggio a Tahiti non abbia sortito alcun effetto. Però posso anche anticiparvi che anche il marito si troverà male, perché così come sembra che la moglie stia perdendo suo marito, la viola stia perdendo il violino, anche il violino forse perderà la viola d'amore. Violino, viola d'amore, viola, violino, viola d'amore. Guardatelo, ce lo godiamo solo noi. Sempre in forma splendida e sempre tanto sexy poi. Ed eccoci al finale, quando il protagonista è riuscito nella sua disperata impresa. Vivere con una moglie che sa sdoppiarsi tra le tenerezze sentimentali e l'efficienza organizzativa della vita a due. E quando guidi tu la nostra nuova Dino Cabriolet, fossi super i 300, più tranquilla ma dormendo. Sei campione al bowling e cintura nera di judo. Dai le tua di Chirico, sai tutti i tipi del bordo. Sei il violino che ci vuole per suonare con le viole questo nostro delizioso concerto a tre. Pa 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 p